Allora, qui c'è un'ennesima mappa che però è sempre il Mediterraneo, quindi vabbè, tanto per ribadire il concetto, ci servirà per un altro motivo, come vedremo oggi, però è sempre per ribadire il concetto di quando si parla di mondo greco, che cosa si intende. Mondo greco praticamente dall'ottavo, tenete presente, fino all'ottavo secolo a.C., fino alla conquista romana di circa 400-500 anni dopo. Quindi i greci stavano qui, in tutte queste parti che vedete colorate in giallino, no? Nel Mediterraneo, e vi ricordate che la base di lancio di questa enorme colonizzazione erano invece i territori colorati in verde, no? In realtà era questo territorio qui, cioè la penisola greca, no? E questi territori in verde, qui, quella che oggi è la costa occidentale della Turchia, erano stati presi dai greci in qualche modo, no? Durante la prima colonizzazione. Però certo la seconda è stata proprio il Big Bang, come abbiamo detto tante volte, no? Di questa civiltà. Oh, dunque, noi praticamente, dopo aver dato un'occhiata approfondita, no? A come cambiano le cose dal punto di vista sociale, delle classi sociali e anche dei governi, no? Nelle polis, a proposito di polis, qui con i puntini, e con i nomi sono indicate le polis maggiori del mondo greco, eh? Quindi, come vedete, un mondo di città, diciamo, una civiltà urbana molto estesa. E adesso io staccherei un attimo la spina per qualche lezione dai fatti, da quella che si chiama la storia degli avvenimenti, no? Che pure, insomma, è la parte importante della storia. E volevo introdurvi all'argomento che potremmo chiamare la civiltà greca. In senso ampio, eh? Quindi non più soltanto confinata in quella che abbiamo chiamato l'età arcaica. L'età arcaica, tenete presente, ragazzi, che dura circa 400 anni, cioè dalla fine del Medioevo greco, quindi ottavo secolo, fino al quinto secolo avanti Cristo escluso. Dal quinto secolo in poi si parla per circa 200 anni di età classica, ok? Quindi l'età arcaica e l'età classica sono considerate delle fasi diverse della civiltà greca che però dobbiamo assolutamente conoscere, no? Nel suo funzionamento, Buongiorno. per una serie di motivi. Ciao Giulia, per una serie di motivi. Il più importante di tutti, io l'ho ripetuto tante volte, e forse tante volte lo ripeterò, è che noi siamo figli di quella civiltà lì, cioè il modo di vivere, di pensare. A noi come individui, a noi come collettività, beh, ci viene da quella civiltà lì. Addirittura quello che mangiamo, come vedremo oggi, la famosa dieta mediterranea, che è tanto famosa, no? Nel mondo, è garanzia di sanità, diciamo così, e di benessere, viene dai greci, cioè loro introducono una produzione e una commercializzazione di prodotti alimentari che sono proprio quelli tipici della dieta mediterranea, come vedremo subito. Quindi studieremo poi chiaramente la loro religiosità, no? Il loro sistema religioso, studieremo insomma una grande invenzione dei greci che è il teatro, per esempio, no? O la filosofia, almeno, come dire, sfiorata, no? Anche perché poi di filosofia parlerete fra un paio d'anni col professore addetto, ma anche l'arte, no? La cultura in generale, insomma. Quindi vedremo un attimo. Quando parliamo di civiltà greca, quando parleremo di civiltà greca, mi auguro che voi avrete in mente le informazioni che da oggi, per qualche lezione, vi darò. Poi, naturalmente, esaurito questo argomento, come vedremo, ricominceremo a vedere gli avvenimenti principali, no? Gli eventi, no? E i personaggi principali della storia di questa civiltà. Bene, Così, dimmi, così scusa. mi ha detto Arianna che sta cercando di entrare. Sì. Vabbè, tanto quando entra, ecco, l'importante è che mi faccia un segnale. Allora, io come al solito avvio la registrazione, così. No, l'ho già avviata. Sì, mi sembra. Sì, avviata. Dunque, partiamo, se dovessimo indicare praticamente le pagine, no, che sul vostro libro sono dedicate a questa specie di rassegna, no? Di esplorazione del mondo greco, ecco, si parte da pagina 146. In realtà il primo testo utile lo trovate a pagina 147.
E vedete, in pratica questo capitolo, che è il capitolo 7 del vostro libro, si intitola appunto Il mondo greco, economia, società, religione. Cioè, insomma, praticamente entriamo in un campo che ci fa rispondere alla domanda, sì, ma come vivevano questi signori che sono così importanti per noi? Questa civiltà che ha praticamente caratterizzato per diversi secoli l'intero bacino del Mediterraneo, prima dell'arrivo di Roma, insomma, per capirci, ma come funzionava? Che mentalità avevano i greci? Che tipo di attività anche produttive impongono, no? Tutto sommato, con la loro rete commerciale al mondo mediterraneo, che poi corrisponde a quello greco praticamente. Bene, la prima risposta che ci abbiamo a pagina 147, come vedremo, sono appunto le dinamiche economiche e sociali, che è un modo complicato, no, per dire come funzionava la loro economia in generale, quindi nel mondo greco che cosa si commercializzava. Come si facevano soldi, tanto per capirci. E vi ricordate che, a parte l'aristocrazia, che erano insomma proprietari terrieri, il motorino, no? La classe sociale che almeno dal VII secolo in poi è, come dire, il motore appunto del progresso economico delle polis, è il demos, no? Questa classe sociale fatta di commercianti, artigiani, naviganti e che arricchisce le città. E vediamo come però. Quindi, non dimenticando però che anche in campo agricolo, insomma, no, i contadini greci hanno un grosso ruolo in quello che dicevamo prima, cioè nel prediligere alcune coltivazioni e nel renderle esportabili in tutto il Mediterraneo. Ah, ecco, mi sa che è arrivata Arianna, se non sbaglio. Sì, ok, siamo tutti. Allora, cominciamo con quello che dice il vostro libro, no? Allora, il grosso problema di quest'area qui, no? State ben attenti al mio segnale, all'area geografica che corrisponde alla Grecia propriamente detta, l'abbiamo detto tante volte, è la scarsità di terre coltivabili. Cioè la Grecia non fa parte, no, di quella che abbiamo chiamato parecchio tempo fa la mezzaluna fertile, no? Non c'ha valli di grandi fiumi come in Mesopotamia o la Valle del Nilo. Quindi la loro colonizzazione, no, di mezzo Mediterraneo partiva anche proprio, vi ricordate, l'abbiamo detto quando abbiamo affrontato soprattutto la seconda, no, colonizzazione. Dalla fame di terre, dalla fame di terre coltivabili, cioè le polis si ingrandivano, però purtroppo in Grecia non c'era abbastanza territorio da coltivare. Il territorio greco, se oggi ci andate a fare i turisti, è un territorio molto montuoso, più montuoso ancora che il nostro, quindi anche l'Italia non scherza, però la Grecia è fortemente caratterizzata da questo territorio fatto di monti, di montagne e di territori spesso aridi quando sono in pianura, quindi veramente l'agricoltura è ridotta all'osso. Poteva bastare solo in una prima fase, no, dello sviluppo della loro civiltà, quando la polis è proprio all'inizio. Poi vi ricordate che le cose vanno bene e quindi le polis fanno figli, cioè hanno una popolazione molto, molto numerosa e quindi si pone subito il problema, no, di andare a trovare terre coltivabili anche molto lontano. Guardate qua, siamo addirittura in Spagna, guardate qui, è tutto il bacino del Mar Nero, no? Guardate anche da queste parti, no? Anche qui ci sono delle zone di influenza greca, come dice la leggendina qui, no? Cioè i greci arrivavano dappertutto, ci fossero terre coltivabili. E che cosa si coltivava? Beh, intanto io ieri mi sono divertito, ho un po' modificato questa mappa, non so se sono visibili queste piccole spighe di grano, o comunque stanno a simboleggiare la coltivazione dei cereali. Beh, quello che dava da mangiare sostanzialmente erano i cereali. Con i cereali si facevano insomma, l'antenato della nostra pizza, no? Oppure il pane, chiaramente, che era l'alimento centrale, no? Dell'alimentazione dei greci, diciamo, non appartenenti necessariamente all'aristocrazia, che forse si potevano permettere cibi più raffinati, più ricchi, diciamo così, di proteine, come la carne, eccetera. Il grano, c'era bisogno di grano. E quindi praticamente o attraverso il commercio, vedete, l'Egitto era considerato un partner commerciale importante proprio perché la Valle del Nilo era molto produttiva e quindi gli egizi commerciavano con i greci, gli davano insomma in cambio di altri prodotti che magari in Egitto scarseggiavano il loro grano. E poi però dovunque sono andati, vedete, i greci a colonizzare, beh, tutto il Mar Nero, no? Che ha un clima abbastanza simile a quello mediterraneo, e addirittura la lontanissima Sicilia, insomma, sono caratterizzati dall'essere considerati,
dei veri e propri granai per insomma, le città greche. Quindi ho indicato i posti, no? Dove in questa mappa possiamo vedere le principali zone di coltivazione di cereali. Cereali vuol dire tante cose, eh? Frumento, orzo, farro, grano, insomma tutto quello che macinato diventa farina e quindi diventa modellabile e da cuocere, diciamo così. Quindi la pasta non c'era ancora, quella l'hanno inventata mi pare in Cina addirittura. Oh, però c'è uno studioso francese, eccolo qua, che in un suo famosissimo libro che attraversa la storia del Mediterraneo per tanti secoli, a partire dagli antichi greci, dice una cosa interessante per noi. Guardate, dice, si può dire, a un certo punto di questo grosso libro, insomma, si può dire semplificando che il Mediterraneo realizza il proprio equilibrio vitale, cioè che si mangia da queste parti, a partire dalla triade, cioè da questi tre prodotti, ulivo, vite e grano. Vabbè, il grano l'abbiamo già detto. Delle tre culture fondamentali, l'olio e il vino, che si ricavano ovviamente dall'ulivo e dalla vite, che si esportano al di fuori del Mediterraneo anche, hanno costituito un successo pressoché ininterrotto. Quindi che vuol dire? È che dentro la produzione, diciamo così, agricola del mondo greco, questi tre prodotti la fanno da padroni, insomma. Cioè, sono le tre coltivazioni che caratterizzavano i territori dove arrivavano i greci. Quindi dovunque arrivassero, loro, per esempio, hanno fatto conoscere il vino dalle nostre parti, no? Nella Magna Grecia non era conosciuto, anche se la vite era una pianta autoctona. Loro però l'hanno migliorata e l'hanno resa produttiva, diciamo così. Ecco, alle spalle di Arianna c'è vedo dei contenitori di vino, bottiglie di vino che possono servirci a spiegare queste cose. Pensate che c'è un intreccio molto interessante, questo spiega perché dietro di me trovate quella moneta ateniese, dove il particolare che ci interessa di più è proprio, vedete, quel tralcio di ulivo, no? Ci sono delle foglie di ulivo con un'oliva attaccata, e poi c'è la civetta, vabbè, poi vedremo perché. Ecco, tenete presente che proprio nei miti greci l'ulivo, la vite e il grano sono legati addirittura a delle divinità che li hanno fatti conoscere agli esseri umani. Ecco, qui c'è il particolare di una tazza, praticamente, vista dall'alto, quindi, che è decorata con l'immagine, come vedete, mi sembra un po' come un disegnino di bambini, no? Però è l'immagine dove sono riconoscibilissimi, no? Dei tralci di vite con i grappoli appesi, no? A questi rametti. E c'è poi una barca e un personaggio che vi dico subito. È la divinità che, secondo il mito greco, poi conosceremo meglio, insomma, le divinità della religione greca, però oggi ne conosciamo già qualcuna, è Dioniso, quello che poi a Roma si chiamerà Bacco, ed è quello che è collegato al vino, praticamente, all'uva e al prodotto dell'uva, che è il vino, e che nei suoi viaggi mitici fece conoscere agli uomini. Quindi, secondo la mentalità greca, no, l'immaginazione greca, fu un dio Dioniso a far conoscere all'umanità, no? Questa pianta benefica, no? Che produce un liquido, una bevanda che, diciamo così, scherzando ma non troppo, non è che dissedi soltanto, ma rende anche un po' euforici, un po' allegri, no? Praticamente. Ed è buona. E quindi è un dono di questo dio che poi viene collegato, insomma, istituzionalmente proprio al vino. Ma anche l'ulivo ha un'origine mitica, diciamo così, secondo i greci. Ecco, qui vediamo, vi metto anche questo che è il mio sfondo, no? Qui vediamo qual è la divinità che regala, anche qui, no? C'è un dono divino, no? Regala l'ulivo all'umanità. Allora, quello che vedete qui è la ricostruzione, magari ci fossero rimaste queste statue greche in queste condizioni, e pensate alla ricostruzione del frontone, cioè della parte triangolare, poi vedremo meglio come è fatto il tempio greco, del Partenone di Atene. Il Partenone di Atene, penso che, insomma, almeno per sentito dire, no, ci avete presente, è uno dei templi più importanti di tutto il mondo greco, è
la meta ancora oggi, no? Anche situato nell'Acropoli di Atene, cioè nella parte alta della città, ed è un po' come il Colosseo, no? Per i greci, cioè un grande monumento visitato da centinaia di migliaia di persone ogni anno, ed è dedicato, no, a Partenone, a Atena Partenos, a Atena Vergine, cioè la giovane Atena praticamente. Ecco, secondo il mito, questa roba, il vostro libro ve la racconta a pagina 148, nella parte bassa, dove tra l'altro trovate una riproduzione di quell'immagine della coppa di Dioniso che vi ho fatto vedere prima. A un certo punto dice, per decidere chi sarebbe stato il dio degli ateniesi, sapete che Atene sarà poi una città importantissima nella storia della civiltà greca, ecco, ci fu uno scontro, una specie di gara, non cruenta però per fortuna, fra Atena, appunto, Atena è la divinità appunto che poi vincerà, ve lo dico subito, e Poseidone. E loro dissero, decideranno praticamente gli ateniesi chi è il loro dio di riferimento, perché ognuno di noi due dovrà regalare qualcosa agli ateniesi. Allora, Poseidone, sapete che Poseidone è il Nettuno romano, Poseidone è il dio collegato all'acqua, non solo al mare, ma anche a tutta... ai corsi d'acqua, ai laghi, ai fiumi, ai torrenti, eccetera. E ovviamente che cosa regala agli ateniesi, secondo il mito? Una sorgente d'acqua abbondante. Vedete qui c'è la riproduzione di un getto d'acqua che lui, percuotendo la terra proprio lì, dalle parti di Atene, col suo tridente, fa sgorgare miracolosamente. Beh, certo, l'acqua era importante, no, per una città. Però Atena vince perché, vedete, alle spalle dei due fa sorgere miracolosamente anche lei, dalla terra in cui sorgerà poi la città di Atene, un ulivo. Diciamo, che è meglio, l'acqua o l'ulivo? Beh, in prospettiva l'ulivo, perché l'ulivo dà ovviamente le olive da cui si trae l'olio, no? Che è un grande condimento, ma sapete, può essere usato anche come olio lampante, cioè come olio che accende delle lucerne. Quindi, insomma, non so se siete d'accordo, se avreste votato anche voi per Atena. Ma ecco, Atena diventa la divinità protettrice di Atene, tanto che gli dà il nome. Atene deriva appunto da Atena. E qui c'è una dracma, una moneta dell'età classica, no, di Atene, in argento, che vedete, in una faccia c'è Atena praticamente, e poi nell'altra c'è il simbolo di Atena, che è la civetta, a quei tempi portava bene, e l'inevitabile, vedete, fogliolina di ulivo con le ulive. Quindi, vedete, c'è una civetta che uccide dall'alto un rettile, quindi, come dire, la civetta porterà bene perché è capace di sconfiggere il male. Invece, per quanto riguarda il grano, così esauriamo, insomma, la famosa triade, ecco qui, fra le tante raffigurazioni della dea che viene immaginata come la dea che ha fatto conoscere anche qui il grano agli uomini, c'è in questo gruppo abbastanza folto, questo è un vaso ovviamente antico dell'età classica, c'è Demetra, o Demetra, se volete dirla con l'accento alla greca, però Demetra, che viene praticamente sempre, sempre raffigurata allo stesso modo, una dea che però ha in mano sempre le spighe. Ovviamente, visto che lei è quella che ha fatto conoscere il grano, i cereali all'umanità, insomma, è giusto che sia praticamente lei a tenere in mano il frutto della sua, insomma, della pianta a cui è collegata, un po' come Atena è collegata all'ulivo, no? Praticamente. Su Demetra, tra l'altro, c'è a pagina 149 del vostro libro, e non potevamo non leggerlo, c'è un pezzettino di un inno, quindi è una preghiera praticamente, scritta da un grande poeta Scusi, greco, prof, che pagina? 149. Quindi su Dioniso e sulla lotta fra Atene e Poseidone, cioè avete il documentino sempre sul fondo grigio nella pagina precedente, 148. Invece, per quanto riguarda l'ulivo, tra poco leggeremo pure quello, e invece Demetra, a pagina 149, sempre in basso, c'è un riquadrino in grigio dove proprio alla fine è segnalato con la D36, sta per documento 36. C'è un pezzettino di questa preghiera di Callimaco, un grande scrittore, insomma, un grande poeta, c'è rimasto abbastanza di lui, che però rivolge questa preghiera alla divinità. Sapete che dice?
Salve Dea, custodisci questa città nella concordia e nella prosperità, vedete, legata proprio al benessere, no, Demetra? Porta nei campi ogni messe abbondante, ecco, cioè, fai sì che i nostri campi producano tanto grano, insomma, tanto cereale, no? Fa crescere i buoi, ecco, addirittura Demetra è allargata, no? È dilatata come dea che, insomma, sovrintende a tutte le attività legate all'agricoltura, anche all'allevamento, no? Porta i pomi, vedete? Spesso in mano, oltre alla spiga, c'è anche un melograno. Il melograno, storicamente, ha sempre simboleggiato il benessere, la produttività della terra. Porta la spiga, ecco, vedete? Chiaro, no? Dacci il raccolto, nutri anche la pace affinché chi ha arato raccolga. E beh, qui dice una cosa importante, Callimaco. Ci fai sì che gli stessi contadini che hanno seminato poi possano raccogliere i frutti della terra, che non siano cacciati via dai nemici, insomma, quindi proteggi in pratica la città e la sua attività naturalmente agricola. Quindi vedete, è proprio una preghiera, insomma, che dovrebbe far sì che la dea protegge le attività, soprattutto legate alla produzione agricola. E invece c'è in una tragedia greca di Sofocle, dell'età classica, c'è anche qui. È il documento appena precedente, il D35, c'è Sofocle, questo grande autore teatrale, che fa dire praticamente a un suo personaggio, ci informa, insomma, della protezione di cui l'ulivo gode da parte di Atena, ma addirittura anche, visto che Atena è figlia di Zeus, il capo degli dei, insomma. E vedete come lo descrive, no? Quest'ulivo che fece la fortuna, insomma, anche commerciale delle polis greche. Dice, e vi è una pianta quale io non udii esistere in terre d'Asia. Sì, in effetti l'ulivo è soprattutto legato al Mediterraneo, quindi altrove stenta. Né nella grande isola Doria di Pelope, albero non piantato da mano dell'uomo. Vedete? Cioè, l'abbiamo trovato. Poi abbiamo raffinato la sua coltivazione, abbiamo capito che delle ulive si potevano fare un uso particolare, però l'abbiamo già trovato, no? Grazie ad Atena, chiaramente, no? Che da sé ricresce, cioè anche quando muore l'ulivo, poi trova il modo dalle radici di far spuntare altri. Sapete che l'ulivo è addirittura, sono degli ulivi millenari, no? Anche qui da noi in Puglia, no? Quindi per dire che è una pianta quasi eterna. Terrore delle lance nemiche, perché il legno d'ulivo è molto solido e quindi può essere utilizzato anche come legno per gli scudi, no? Che in questa terra soprattutto germoglia. Questa terra in quale? Il Mediterraneo, no? Chiaramente. Il glauco ulivo. Sì, in effetti la foglia d'ulivo tende un po' al grigio, no? Quindi grigio-azzurro, diciamo così. Che nutre i nostri figli. Vedete, c'è la riconoscenza, insomma, di Sofocle per un prodotto che è l'olio, che è particolarmente calorico. E nessun uomo, giovane o vecchio, lo distruggerà sradicandolo con la forza. Sì, è difficile, le radici dell'ulivo sono molto profonde, insomma, è difficile proprio da sradicare. Poiché, ecco qui, perché è così forte, perché è così benefico, che ci sono gli dèi dietro, no? Poiché sempre sotto il suo sguardo lo tiene l'occhio di Zeus, protettore, e Atena dagli occhi glauchi. Atena dagli occhi azzurri è un tipico appellativo che forse voi avete già trovato nei poemi omerici, insomma, no? Atena è quasi sempre dagli occhi azzurri, evidentemente se le immaginavano in questo modo. Quindi ecco, questa era praticamente una presentazione, no, dell'importanza dell'agricoltura per i nostri amici greci, e insomma, tanto che alcuni prodotti sono associati addirittura a delle divinità che li avrebbero regalati spontaneamente agli uomini. Oh, l'altra cosa per cui i greci sono famosi in tutta l'area del Mediterraneo è sicuramente l'artigianato. Cioè, con le loro mani, soprattutto per quanto riguarda la ceramica, insomma, loro sono molto noti. Sono molto noti per essere particolarmente bravi, sia dal punto di vista della quantità delle ceramiche che fanno girare in tutto il Mediterraneo, sia per quanto riguarda anche la qualità, insomma, di queste ceramiche. E qui io ho trovato abbastanza miracolosamente, vedete, si può anche ingrandire senza perdere poi la definizione, vedete? Ho trovato in rete, e poi anche qui sorprendentemente in italiano, quindi abbastanza comodo, una specie di catalogo dei tipi di
vasi di ceramica colorata e decorata, come vedete, che i greci erano capaci di produrre per però ovviamente, come potete immaginare, usi molto diversi. Allora vedete qui come potete utilizzare questa immagine, questa slide. Qui partiamo, vedete, dai vasi un po' più piccoli, qui c'è la dimensione, vedete, qui si arriva con gli Arimballos e gli Alabastron al massimo a 10 centimetri, quindi veramente vasetto, fino ad arrivare poi agli enormi crateri, di cui abbiamo parlato, mi pare, qualche tempo fa, che possono arrivare anche, vedete, addirittura oltre il metro d'altezza, no? Ora, tanto per... Poi Ma sì, dimmi. proprio questo qui ce l'abbiamo sul libro di arti che l'abbiamo Ah, fatto. perbacco, l'ho rubato da lì. Allora, è più facile, sì. Beh, qui, sapete, con storia spesso si fa invasione di campo, no? Qui, non lo dite alla professoressa d'arte, sennò mi punisce severamente. No, per dire che però, ecco, vedete, come già saprete, ecco, qui c'è la descrizione dell'utilizzo, no, di queste ceramiche, no? Chiaramente. Queste piccoline servivano soprattutto a contenere profumi o creme. Quindi avevano a che fare, insomma, con la cura del corpo, diciamo così. Ecco, a me piace molto la forma del Kylix, invece, che era praticamente usato nei banchetti per bere direttamente da lì il vino, che però vicino alla tavola era conservato dai crateri. Qui praticamente attraverso il Kylix voi attingevate, no, da questi crateri il vino e lo bevevate insieme ai vostri commensali, insomma. Vabbè, ma insomma, come vedete, ecco, se poi non è nuova questa immagine, mi fa piacere, ci sono vasi per tutti gli usi, per il trasporto delle merci, per invece il portare l'acqua, no, eccetera. Ecco, l'unica cosa che forse avrete già notato nella storia dell'arte, la ceramica greca, che guardate, trovate veramente dappertutto. Pensate che vasi greci sono stati ritrovati dentro le tombe etrusche, qui in Italia, o nelle sepolture dei faraoni o comunque dell'aristocrazia egizia in Egitto, quindi erano rinomate, no? Come bellezza e come anche evidentemente efficacia nel loro uso. Ci sono i vasi che vengono detti a figure rosse, cioè di solito gli oggetti ritratti sono su fondo nero, vedete? In pratica che succedeva qui? Si colorava, no? Di nero lo sfondo e si lasciava non colorato il corpo, per esempio, di questo personaggio, in modo che quando andavamo a cuocere il vaso, il recipiente, le parti colorate restavano colorate di nero, invece la parte non colorata aveva questo rosso terracotta che piaceva evidentemente. Oppure sono il contrario, vedete, cioè ci sono anche dei vasi a figure nere dove succede esattamente l'opposto, no? Si lascia lo sfondo non colorato e invece si colorano i corpi o comunque gli oggetti ritratti. Quindi questi erano due stili diversi, no? Che evidentemente i greci poi esportano in tutto il mondo greco e quindi in tutta l'area del Mediterraneo. Oh, ultimissima cosa prima di lasciarci. Beh, abbiamo visto in pratica l'agricoltura, no? Come modo di fare soldi e di far star bene, insomma, la polis. Abbiamo visto l'artigianato, in cui la ceramica, certo, sicuramente è proprio a livello internazionale, diremo così, no? Una specie di simbolo del mondo greco. E poi c'è però ovviamente il commercio. Ecco, no, non dimentichiamo che i greci sono anche dei grandi commercianti. Oh, dunque, aspettate che non trovo la... Eccolo qua. Qui abbiamo anche qui qualcosa che ci aiuta a capire bene in che senso, no? Sono commercianti greci, come funzionava il commercio. Ecco, abbiamo un'altra coppa. Un altro recipiente, vedete qui è strano perché è a figure nere, però su fondo chiaro, quindi qui anche lo sfondo è stato colorato con un pigmento, diciamo così. È la famosa coppa di Arcesilao. Arcesilao, eccolo qua, è questo re mitico, vedete, si può leggere in caratteri come in un fumetto, no? In caratteri greci, Arcesilas, quindi Arcesilao, che sta sorvegliando praticamente una scena di imbarco su una nave di prodotti, praticamente. I prodotti stanno dentro questi recipienti, forse sembrano dei sacchi. Qui c'è una grande bilancia anche, no? Che aiuta a capire, insomma, quanto stiamo caricando sulla nave. E
E poi ci sono, ahimè, gli schiavi che stanno compiendo il lavoro più faticoso, quello di caricare, vedete, ammucchiandolo sulla tolda della nave questa merce. Oh, e tra i componenti del Demos c'erano tanti contadini, c'erano molti artigiani, però ci sono anche molti commercianti, quindi molta gente che fa soldi con il commercio. E come venivano considerati però i commercianti? Attenzione, mentre gli artigiani, benché lavorassero con le mani, insomma, quindi lavoratori manuali, spesso erano molto considerati, tanto che su certe ceramiche c'è anche il nome del produttore, insomma, dell'artista che le ha prodotte, quindi godevano di una certa considerazione, i contadini forse un po' meno. Ecco, i commercianti però addirittura, proprio per il lavoro che facevano, godevano di scarsissimo prestigio sociale. Perché? Purtroppo il commercio era sicuramente pericoloso. Perché? Ragazzi, è vero che i greci erano importanti, cioè, bravi naviganti, diciamo che nel DNA c'avevano, vi ricordate, la talassocrazia cretese addirittura, ma anche i micenei erano bravi naviganti. Però andare per mare a quei tempi, insomma, non era esattamente senza rischi. E quindi chiaramente, ecco, il fatto che quel lavoro, il trasportare merce da una parte all'altra del mondo greco fosse rischiosa, li sottoponeva, insomma, non dico alla condanna, no, della gente comune, ma insomma era un lavoro pericoloso e quindi poco prestigioso, diciamo così. E quindi, ecco, condizione modesta quella di chi si imbarcava nelle navi. Magari il padrone delle merci, quelle che le vendeva, insomma, faceva soldi, però ecco, chi, ecco, come questi signori che si aggirano, vedete qua, la bilancia, eccetera, che poi si imbarcavano con le merci, erano considerati addirittura, pensate, poco, poco superiori agli stranieri o agli schiavi. Quindi, insomma, la loro condizione era abbastanza modesta, diciamo così. E tuttavia, ecco, questo è molto ingiusto, credo, no? Perché grazie all'attività dei commercianti, poi i vasi greci, i prodotti dell'agricoltura, anche i prodotti dell'artigianato comune greco, poi varcano il Mediterraneo. Quindi, ahimè, insomma, malgrado la loro utilità per la polis, insomma, sì, sono considerati cittadini, ma cittadini di serie B, diciamo così. Quindi, ammesso che godessero poi delle condizioni di cittadinanza, che, come abbiamo visto nella puntata precedente, erano assolutamente importanti. Bene, noi ci fermiamo qui e io però volevo, quando ci vediamo martedì, vediamo un po' come funzionerà, insomma. Martedì andiamo avanti sempre in presenza, credo, a questo punto, con la conoscenza, insomma, di aspetti, no, della civiltà greca. E però, magari, ecco, invece di ormai di essere in asincrono, saremo sempre in presenza nella seconda delle 2 ore che ci abbiamo a disposizione, ma faremo il classico esercizio che abbiamo fatto finora a distanza. Quindi, dentro l'esercizio potrebbero esserci, anzi ci saranno sicuramente, così non avete problemi, non avete dubbi, domande anche sulla lezione di oggi. Lezione di oggi che, lo ripeto per chi si fosse perso qualcosa, ecco, i testi fondamentali sono, a parte questa lezione che potete rivedere tra poco, in registrata, ma 147, 148, non c'è da saltare niente purtroppo stavolta, e poi pagina 149. E questo è quanto. Se non ci sono domande, Arrivederci, Giro. possiamo darci appuntamento a martedì. Arrivederci. Vediamo come. Buon fine Grazie. settimana, intanto. Arrivederci. Arrivederci. Grazie anche a lei, arrivederci. Prof, Arrivederci. scusi, Sì. sono d'amore, ma io ho preso un'insufficienza con il compito asincrono, no? Ma come posso fare per recuperare? Ah, ti preoccupare, non mancheranno le occasioni, Gioele, figurati. Hai visto quanti te ne faccio fare? Me ne faccio fare tanti. E quindi Ok. sicuramente poi magari, ecco, la prossima volta pure, no? Magari, ecco, martedì prossimo magari ti posso prendere il tuo lavoretto, insomma, quindi. No, stai tranquillo. Ok, va bene. Arrivederci, prof. Ciao, Quindi ciao, niente. Gioele, ciao, ciao, ciao.